San Giovanni Bosco. Le sue parole sono una fonte inesauribile di ispirazione, offrendo una guida preziosa per trovare la gioia, coltivare l'amore autentico e abbracciare l'educazione con passione. Se desiderate essere parte di questa comunità di ricerca spirituale e crescita personale, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche. Preparatevi a immergervi in un mondo di saggezza che cambierà la vostra prospettiva sulla vita. Benvenuti e buona visione! L'umiltà è la chiave che apre il cuore di Dio. La carità ci farà entrare in paradiso, la santità ci farà rimanere. Non abbiate paura di farvi grandi ideali, di sognare cose straordinarie. La bontà e la cortesia sono segni di buon cuore. Con l'aiuto della religione, possiamo fare di te un uomo onesto e un buon cristiano. La pietà deve precedere l'istruzione. Siate sempre lieti. Gesù non ama il volto triste. L'educazione è una cosa del cuore. Educazione è formare cuori, non soltanto intelletti. Un giovane non si corregge gridandogli, ma amandolo. La parola amabile, la carezza, l'acquisto della confidenza, ecco il modo di vincere i ragazzi. I giovani hanno bisogno di sentirsi amati. Un giovane che ama gli studi, ama la virtù e si applica nel suo dovere, è amato da tutti e noi siamo felici di lui. I giovani sono il mio amore, il mio pensiero, il mio tutto. La migliore pedagogia è quella che comincia nel cuore. Vorrei che si imparasse sempre con amore e non con paura. Dio mi ha dato un cuore grande, che nulla sa gettare via. La gioventù merita rispetto. Giovani, siate sempre gentili e mai violenti. Preferisco perdere le cose che la pace e l'amicizia dei miei ragazzi. Concludiamo questo viaggio attraverso le parole di San Giovanni Bosco, un luminoso faro di saggezza e ispirazione. Le sue frasi ci hanno accompagnato lungo un percorso di gioia, amore ed educazione, illuminando il nostro cammino. Speriamo che queste parole abbiano risvegliato in te nuove prospettive e desiderio di condividere l'amore con chi ti circonda. Se hai apprezzato questo contenuto e desideri rimanere aggiornato su ulteriori fonti di ispirazione, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a condividere le tue riflessioni nei commenti qui sotto. Grazie per essere stato con noi in questa avventura di scoperta e crescita.